Buonasera a tutti. Sicuramente prima di lasciare parola al mister, credo sia giusto una piccola premessa. Sicuramente quando si fanno queste scelte c'è prima di tutto un grandissimo dispiacere a livello umano e professionale per una decisione così forte, per un professionista quale è Eusebio Di Francesco, che ritengo un bravo allenatore e un'ottima persona. Chiaramente la storia di questo club, che voi conoscete probabilmente meglio di me, nel tempo ha dimostrato che prima di arrivare a queste scelte, quando crede in qualcosa, dà tanta fiducia. Arrivare dopo tre giornate, che poi per quanto mi riguarda, e oggettivamente sono tre giornate, ma il nostro lavoro è iniziato il 10 luglio, quindi sono più di due mesi di lavoro, è venuta meno probabilmente una prospettiva, un credere in qualcosa, in un progetto e in una modalità che non vuole giudicare l'allenatore, perché non è giusto, ma le modalità probabilmente non erano quelle, non abbiamo ritenuto più fossero quelle idonee a una squadra come il Verona, con il DNA costruito in questi anni e che secondo la nostra visione nel tempo probabilmente si sarebbe persa. Questo ovviamente, una decisione del genere implica un errore di valutazione da parte nostra quest'estate, e di questo chiaramente, come sempre, non ce ne tiriamo indietro, non ci sottraiamo a quelle che sono le nostre responsabilità. E quindi siamo intervenuti molto velocemente. Detto questo, ribadisco la stima umana e professionale verso il mister Di Francesco, però dal mio punto di vista noi abbiamo bisogno di ritrovare quello che è il nostro spirito, quello che i nostri calciatori hanno per due anni, gli ultimi due anni, mostrato in campo, cioè quello di affrontare tutte le squadre dalla prima in classifica all'ultima con grande coraggio, ambizione e voglia di mettersi in gioco e di ottenere qualcosa che era grande per noi. E quindi per questo abbiamo deciso di affidare la guida tecnica a mister Di Cottura. E quindi io vi ringrazio dell'attenzione e cedo la parola a lui, perché credo che oggi sia giusto concentrarsi su